Amici sportivi appassionati di grande ciclismo, ci troviamo alla serata di presentazione della società ciclistica cotignolese. Gian Domenico Marangoni, anima pulsante di questa cotignolese giunta al 64esimo anno di vita, di attività. Abbiamo ascoltato dalle tue parole, insomma, che ci sono stati momenti complicati nella vita appunto della cotignolese, ma siamo ancora qui. Cosa significa questa serata? Ma è una serata bellissima per, dopo 4 anni che non ci siamo presentati per i problemi del Covid, a ritrovarci qua questa sera 250 persone. Ho voluto proprio trovare un posto ampio qua a Boncellino, una palestra, e anche per proprio ritrovarci tutti, gli esordienti, gli allievi, i genitori, l'autorità, i direttori sportivi, e quindi dar modo di ripartire con queste grandi persone che sono state favolose in questi 4 anni a seguirmi. E devo dire grazie a tutti i genitori che tramite una raccolta sono riusciti a tenere in piedi la società, perché abbiamo avuto degli anni che gli sponsor non siamo neanche andati a chiedere, perché loro erano in crisi tutti, quindi abbiamo, i genitori hanno finanziato la società, e ora siamo qui più grandi che mai. Si volta pagina dal 2023, che cosa ti aspetti? Che cos'è che ti renderebbe contento alla fine del 2023? Ma sai, tante cose. Noi il bello è che abbiamo, noi li prendiamo tutti i corridori, dal più piccolo al più grande, dal meno dotato al più dotato. È dura, cerchiamo di portarli avanti, gli sponsor sono ritornati, l'amministrazione comunale ci dà un grande aiuto, ma anche tutti gli sponsor come la Barchessa, Montesi, la Fonderia Morini, l'Aiale, sono 4-5 sponsor che non ci fanno mancare il suo sostegno, e grazie a questo noi possiamo andare avanti. Concludo chiedendoti: qual è la tua massima gratificazione? Tu quando è che ti senti veramente soddisfatto del lavoro che hai fatto? Ma una serata come questa, per esempio, avere qui tutte le persone e tutti i genitori che mi aiutano sempre, perché noi per stare in piedi facciamo anche dei cappelletti durante la stagione, e cerchiamo di far entrare soldi anche da altre parti, e sempre grazie ai genitori, perché se non ci fossero loro noi da soli non potremmo fare niente. Alan Marangoni, siamo qui per festeggiare il 64esimo anno di attività della cotignolese. Ne hanno passate di tutti i colori, ma sono ancora qui, e se possiamo dirlo, tu fai parte di questa storia, perché per diversi anni, soprattutto nella prima parte di carriera, hai militato con questi colori giallo-blu e ti sei tolto anche delle soddisfazioni. Patrick, io ho iniziato proprio con la cotignolese, la squadra del mio paese natale, diciamo. Ho cominciato nel 93 e ho corso con questi colori fino al 2000, quindi 7 stagioni, 8 stagioni, e ho bellissimi ricordi. Ho vinto un campionato italiano su pista, di inseguimento a squadre, ho vinto tante corse, sempre con mio padre, Gian Domenico, come direttore sportivo, quindi a volte, cioè, è stato bello poter gioire, no, con lui, e alcune domeniche nelle trasferte che si facevano, e ho dei bellissimi ricordi. Ovviamente c'erano anche tanti sacrifici da fare, perché sai benissimo, hai corso anche tu in bici, sai cosa c'è dietro, anche soprattutto quando corri da ragazzino, sono tante rinunce da fare, però porto con me nel cuore ancora veramente tanti bei ricordi, ed è stato, diciamo, l'inizio di una carriera che quest'anno è arrivata al 30esimo anno, perché ho smesso da 4 anni, però lavoro a 360 gradi ancora nel ciclismo con GS in Italia, sono 30 anni esatti che sono dentro. Con voi direttori sportivi parliamo di esordienti. Quanti esordienti schierate al via della stagione 2023? Un bel numero, perché ne abbiamo 20 quest'anno. Proprio a differenza di altre squadre che magari si concentrano su pochi atleti selezionati, noi abbiamo deciso di prenderli su tutti per garantire anche a chi magari non ha delle velleità agonistiche esagerate, ma comunque è intenzionato a divertirsi in bicicletta, e quindi da noi il posto lo trova. Che cosa vi ha spinto ad accettare questa sfida così, insomma, così importante?
Ma io direi la passione per il ciclismo in prima battuta, e poi a Cotignola abbiamo trovato un presidente come Marangoni, che è un trascinatore e per il quale è sempre un piacere dare servizio, diciamo, e aiutare la società. Se poteste arrivare già con l'immaginazione alla fine del 2023, cosa vi renderebbe contenti di questa stagione, il vostro obiettivo? Ma principalmente un miglioramento a livello di prestazioni, ma anche di crescita personale dei vari ragazzi che magari partono da un livello più basso, e farli crescere semplicemente, sia quelli che passano alla categoria allievi, sia quelli che passano dal primo anno al secondo anno all'interno degli esordienti. Correre, educare questi ragazzini è importantissimo, farli divertire pure, ma se si vince è anche meglio. Beh, non nascondo che quando è successo negli anni passati di vincere è sempre un piacere, però ritengo che la cosa più importante è vedere l'impegno di questi ragazzi, cioè quando si impegnano, quando diciamo danno tutto quello che hanno, dopo il risultato va in secondo piano, perché si è visto già che magari qualcuno che da esordiente stenta potrebbe emergere da allievo o da juniores. Quindi non è detto che vincere da esordiente sia già un viatico per, diciamo, diventare un vincente nel futuro. Ecco. Alessandro, cosa significa essere qui da parte della Federciclismo, essere presente con una società come la Cotignolese che giunge al 64esimo anno di attività? Beh, significa essere vicino alle società di base, e una società come la Cotignolese guidata dal grande Gian Domenico Marangoni, che ha le categorie sin dai giovanissimi agli esordienti e agli allievi, che li porta appunto, come ha detto lui sul palco qualche minuto fa, che li vuol far divertire. Non è importante il risultato, ma devono imparare una disciplina, si devono divertire e poi cresceranno man mano, i risultati arriveranno più avanti. Davide Cassani, per diventare grandi corridori bisogna partire dalle basi, e queste basi la Cotignolese le fa in grande da 64 anni. È una squadra da prendere da esempio, perché da una vita creano delle squadre con tanti giovani, soprattutto Domenico Marangoni è veramente l'esempio di quelle persone che dedicano tutto il loro tempo libero al ciclismo, in questo caso a 55 ragazzini e ragazzine, giovanissimi esordienti allievi. Ed è veramente molto bello perché negli anni a Cotignola non è cambiato nulla per quanto riguarda il ciclismo, e quindi è molto bello. E non è un caso che da questa squadra negli anni siano passati anche alcuni ragazzi che poi sono diventati professionisti. Silvano, siamo qui per festeggiare la Cotignolese che giunge al 64esimo anno di età, una società longeva che ha attraversato alti e bassi, ma ancora oggi garantisce ai giovani un ciclismo autentico. Da non tralasciare però l'aspetto sicurezza, tema a te particolarmente caro. Sì, a me piace particolarmente collaborare con Marangoni e la società ciclistica Cotignolese, perché sono la società che in un qualche modo rappresenta i miei sentimenti da un punto di vista ciclistico. Fare promozione, arrivare alle categorie dove economicamente è possibile arrivare, con molta razionalità. Una società che si spende molto sul piano organizzativo, cosa non semplice oggi, abbinata sempre ad una grande attenzione al tema della sicurezza. Quindi i comportamenti di questa società sono estremamente coerenti all'obiettivo appunto di garantire sempre tutela e sicurezza, e da un punto di vista della promozione proprio ancora del tema della sicurezza non disdegna di fare riunioni dove noi facciamo lezioni vere e proprie di sicurezza, per dimostrare anche ai genitori quanto una società possa fare per garantire l'incolumità ai propri atleti. Questo è un po' lo spirito che mi appartiene, quindi collaborare con loro, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione delle gare, per me è un piacere e non semplicemente un impegno.